Appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport, si apre un'altra settimana importante sul fronte calciomercato e sono attese nelle prossime ore le ufficialità di Marras, Candellone ed Orazio con un mercato in movimento anche in uscita. Intanto buon pomeriggio Enzo Tamborra. Buon pomeriggio anche a voi. Linea aperta allo 0850199998. Enzo, mercato in primo piano perché si pensava magari a una rosa solo puntellata, però molto probabilmente si assisterà a una mezza rivoluzione perché tre calciatori sono in attesa di essere ufficializzati, due Minelli Andreoni sono già arrivati, ne arriveranno probabilmente altri 3-4, con tanti che ne usciranno, assisteremo ad una vera e propria rivoluzione a questo punto. Nessun dubbio, a questo punto viene da pensare che il problema fosse Vivarini, sì Vivarini, no, più che la mezza rivoluzione, alla quale il Bari era pronto, anche perché il Bari credo che poi alla fine debba anche un po', come dire, abbassare, il monte stipendi. Non a caso si parla di un Costa in uscita, Costa dopo Antenucci, credo che fosse il Sì, giocatore più pagato prossimo ad sul andare alla fronte Virtus stipendi. Entella. Quindi evidentemente l'obiettivo era. Allora, il Bari lo scorso anno ha avviato un discorso, ha detto noi facciamo i contratti triennali, alcuni li ha fatti il Bari, alcuni li ha fatti il Napoli, ma la questione non cambia, perché quest'anno vinciamo la C, diciamo lo scorso anno, e questi giocatori ci ritroviamo in Serie B con un linguaggio congruo per la B. In verità, siccome il Bari non è andato in Serie C, diventava un lusso pagare 2 anni di Trattenere fila in questi Serie C calciatori. giocatori a 300.000 euro, compagnia bella. Il discorso riguarda anche Scavone, ad Sì, esempio, soprattutto calciatori che poi poco si sono adattati, insomma, anche a che questo poco si sono campionato. adattati. Quindi diciamo che io credo che sia questo l'obiettivo del Bari in questo momento, abbassare il monte ingaggi e puntare su giocatori più funzionali al progetto di Auteri, che indubbiamente ha bisogno di essere aiutato, perché lui potrà avere le migliori idee del mondo, ma proprio i meccanismi di gioco molto sofisticati hanno bisogno di giocatori adeguati, altrimenti è un disastro. Se tu fai Specialisti, sì, è la vero. difesa alta con giocatori che non corrono, la difesa alta diventa un pericolo ogni azione degli avversari. Io credo che anche in difesa il Bari, ad esempio, debba cambiare, e non poco, perché io obiettivamente per Rotta, Sabbione e Di Cesare, tutti e tre, giocare alto sulla linea del centrocampo non li vedo, onestamente, cioè, perché per le spalle hai 30-40 metri di campo libero e qualcuno deve andare a recuperare, ad esempio, Non a caso Terry vuole Celiento oltre ad Erisio dal Catanzaro. Celiento può fare sia laterale nel centrocampo a 4 di destra, sia però il centrodestro in una difesa a 3, quindi un calciatore d'utile che conosce bene anche quelle che sono le indicazioni di Auteri. È anche un giocatore poi abbastanza veloce, con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei calciatori che ci sono in rosa. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Buon pomeriggio Cristian, saluto Enzo. Ciao, buon Ciao, ciao pomeriggio. Gennaro. Voglio parlare del nostro grandissimo ultimo saluto a Nicola Antonacci, Sì, che oggi veramente è stata una delusione. Mi aspettavo una grande folla, ma mi hanno delusi tutti i tifosi che hanno parlato su Ma Facebook. però io ho Solo su visto, Facebook. io c'ero, ho visto dei tifosi dell'antistadio, ad esempio, li ho Sì, visti fuori Enzo, da Donguanella. sì, Però Enzo, ora far polemica anche su un funerale, francamente, mi No, no, sembra no, 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 fuori non è una luogo. polemica. No, Enzo, non è una polemica, Sì, Enzo. sì. Enzo, non è una polemica. È solo aspettare anche un saluto dalla proprietà, che non c'era nessuno, per dare almeno un saluto alla proprietà, a un tifoso che da una vita ha dato l'altra. Ma la proprietà Quella è fa. la cosa più eclatante, che veramente Però la siamo proprietà, stati sai, delusi. se la proprietà dovesse andare ai funerali di tutti i grandi tifosi, ci vorrebbe come dire, all'interno della società un gruppo che si dedichi a questo. Ora, la proprietà comunque ha salutato Nicola, lo faremo noi in chiusura di Sì, trasmissione perché ci assolutamente eravamo sì. riservati il finale dedicato e lo facciamo perché sai quanto ci tenga a Nicola, però la proprietà lo ha ricordato ieri in un post, insomma, Sì, pubblicato certo, sulla pagina sui social del Facebook. Bari, quindi insomma non andiamo a cercare queste cose. Io non credo che se accade una cosa alla Juventus, la Juventus mandi i propri dirigenti, un calciatore a un funerale. Gennaro, diciamo che io credo che ognuno debba fare il suo. Poi sai cos'è? Io credo che un funerale si vada anche rispetto a un rapporto personale che avevi con una persona. Ripeto, io ho tenuto doveroso fare un salto per un ultimo saluto, sono rimasto all'esterno di Don Guanella, ma perché lo conoscevo personalmente Nicola, perché Certo. con lui si era creato un rapporto che andava al di là del giornalista e del tifoso, perché ci volevamo bene, insomma, pur come dire, non essendoci frequentati al di fuori dell'antistadio, però ci volevamo bene, era nata un'empatia molto, molto forte, però ne parleremo dopo di Nicola.
E allora 085 019998, il numero per intervenire in diretta. Il nostro Michele Carofiglio ha preparato anche una grafica, Enzo, al momento su quelli che sono i movimenti in entrata e in uscita del Bari. Se la possiamo anche vedere, così commentiamo quelli che potrebbero essere i movimenti della società biancorossa nelle prossime ore. Abbiamo parlato di Marras, Dorazio e Candellone, che sono entrambi, tutti e tre, a Bari ormai da diversi giorni, visite mediche, tamponi e tra poche ore anche l'ufficialità. E poi i soliti tre nomi, Derisio e Celiento del Catanzaro, e poi Ciurria del Pordenone. Per quanto riguarda quindi Derisio, il finlandese è una mia fissa praticamente. Io non l'abbiamo inserito nel finlandese. È una scommessa. Se... staremo a vedere, al momento non sembra una pista calda, però poi Enzo, chissà, questo finlandese che non possa comunque arrivare. Per quanto riguarda Derisio e Celiento, Enzo, pare che comunque il Catanzaro abbia abbassato le pretese, dunque senza anche inserire contropartite tecniche, il Bari potrebbe portare a casa questi due calciatori. C'è anche la forte volontà dei due calciatori di vestire la maglia biancorossa a Bari e di giocare con Autieri, quindi di fronte alla volontà dei calciatori cosa puoi fare? Niente. Questo sarebbe un aspetto importante, insomma, parlando prima, perché chiaramente ritroverebbero Autieri e quindi il loro ingresso sarebbe assolutamente facilitato. Beh, Autieri si ritroverebbe con quattro undicesimi di Catanzaro che aveva già, perché questi due si aggiungono a Bursi e Maita, Bursi, sì, quindi sono quattro quinti dei quali partire. Non è male come punto di partenza. Andiamo ancora con la grafica perché ci sono le cessioni. C'era anche il nome di Ciurria, Enzo, questo nome che torna sempre di moda in queste ultime bisogna ore. Bisogna vedere se però rientra in qualche scambio col Pordenone o no, o lo prende secco Ciurria oppure non dimentichiamo Pordenone che è interessato a Berra, c'è anche un discorso legato a Scavone che piace al tecnico Tesser. Folorusci è andato alla Regina, c'è la trattativa aperta con la Salernitana per Kupić, soprattutto si sta cercando di inserire nel discorso anche Schiavone e poi altri calciatori che potrebbero lasciare Bari. Abbiamo parlato di comunque Costa, sono trattative difficili, Centella, sono trattative difficili perché guarda, sono quanto tutti tempo, calciatori che hanno comunque ingaggi quanto importanti. Tempo sta durando sta storia con la Salernitana per Schiavone e Kupić. Sta durando molto tempo, il che vuol dire che non è facile cedere calciatori con quel tipo di ingaggio, calciatori che vengono da una stagione negativa non entrambi, tanto, quindi certo. Non solo vengono da una stagione negativa, ma addirittura devono fare il salto di categoria, cioè dalla C alla B. Quindi qui entrano probabilmente in gioco anche dei rapporti interpersonali, non dimentichiamo che Castori è molto vicino al gruppo dirigente del Napoli e del Bari, quindi evidentemente magari a Castori piaciucchiano questi giocatori e bisogna fargli piacere anche alla Salernitana. E così, un'altra telefonata, pronto chi c'è in linea? Buon pomeriggio, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Senti Enzo. Stavo facendo una considerazione e la pongo alla tua attenzione. Premetto che condivido la scelta di Autieri, finalmente un allenatore di categoria dovrebbe andare bene. Però stavo riflettendo, noi in 6 anni dal primo fallimento abbiamo cambiato 3 presidenti, 8 allenatori e una girando diciamo di un centinaio di calciatori. Assistiamo all'ennesima rivoluzione. E secondo te si riesce a costruire qualcosa di solido, delle basi per guardare qui al futuro con un po' di ottimismo? Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che le cose non sono andate come dovevano andare e che comunque chiunque faccia calcio a Bari sa perfettamente che non può sbagliare e quindi va alla ricerca anche un po' affannosa di nuove soluzioni. Questo vuol dire praticamente quello che hai detto tu, soprattutto la girandola di calciatori. Io ricordo all'inizio dell'era Paparesta sessioni di mercato strapiene di trattative. Insomma, noi abbiamo smantellato la squadra che aveva sfiorato la Serie A nella meravigliosa stagione fallimentare per fare in un anno 30 trattative tra mercato estivo e mercato invernale. Quindi sì. È un po' questa purtroppo la schizofrenia, la caratteristica un po' del mercato a Bari, perché purtroppo il Bari, a meno che come dire, non giochi in Serie A, è sempre condannato a vincere, che giochi in B, che giochi in D e che giochi in C è sempre la stessa cosa, quindi le stesse società si affannano evidentemente a creare i presupposti perché questo accada. A me piacciono molto i progetti di gioco, però progetti di gioco vuol dire che il primo anno va così così, il secondo anno va un po' meglio, al terzo ce la puoi fare, ma puoi dire a un tifoso del Bari aspetta 3 anni perché al terzo anno riusciamo a centrare l'obiettivo? No, non si può. Pubblicità, a tra poco con la seconda parte del Bianco e lo Rosso TV Sport.
Scopri la generazione più digitale, più intelligente, più connessa. Golf 8 ETSI, l'ibrido firmato Golf. Da 159 euro al mese con eco incentivi statali in caso di rottamazione. Dan 3,49, TAEG 4,46. Ora, anche nella nuova versione ibrida plug-in. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Leggero, fragrante, con metà sale e tutto il buon sapore del pane. Forte pane di semola, con 50% di sale in meno. Mangiare bene ti fa bene. So che è buono, perché lo faccio io? Caffè Crème è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Crème Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del migliore espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Crème. Caffè Crème Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Acmei, con la specializzazione idrotermica e condizionamento, propone prodotti e soluzioni tecnologiche integrate per impianti di climatizzazione, ventilazione, trattamento aria, riscaldamento e solare termico. Sistemi di trattamento acque, antincendio e pressurizzazione idrica. Contattaci o vieni a trovarci. Go Up, va più in alto. Go Up, noleggio piattaforme aeree, autoscale, ponteggi bicolonna e monocolonna, bilance a funi sospese, impalcature, camion gru, potenza e tecnologia al miglior prezzo. Fai volare alto la tua attività edile. Go Up ha tutte le soluzioni per te. Go Up, autonoleggi per l'edilizia, via Fanelli 285 Bari, info 080 548 12 25. Go Up, salire di livello. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra, 085 01 99 98, il numero per intervenire in diretta. Intanto Enzo, ti faccio vedere, per quanto riguarda la riapertura degli stadi, delle immagini della Coppa di Germania di ieri. Hansa Rostock Stoccarda, 7500 tifosi all'interno dello stadio. Qua magari è un eccesso al contrario, perché non sembra c'era distanziamento di sì, vero, non c'erano mascherine, non c'era distanziamento, però in ogni caso è un segnale di come si possa provare a riaprire lo stadio ai tifosi. Ieri ne ha parlato anche Ghirelli, ha detto senza tifosi le società di Serie C fanno fatica ad andare avanti. Sì, perché ad andare non avanti. Hanno altre voci di bilancio ed importanti. È così. Non è come la Serie A, dove il pubblico vero è quello mondiale, quello che, come dire, ti segue attraverso i canali televisivi, attraverso la Serie C è un po' il calcio vecchia maniera, quindi se non sbiglietti fai fatica. Le immagini sono clamorose, insomma, in questo contesto dove gli stadi sono tutti vuoti, onestamente rimane un po' stupito. Cioè, io avrei paura ad assistere a una partita di calcio, io capisco il distanziamento. Ecco, ho visto le immagini del Parma. Questo è troppo. Però mi sì, sembra giusto, insomma. L'idea è quella, sì, di riaprire comunque una parte parziale degli stadi, comunque. Ma distanziamento, misura della temperatura. Bisogna fare una percentuale, cioè, voglio dire, per me se popoli del 25% uno stadio, che rischi ci sono? Francamente non ne vedo. 25% vuol dire che il San Nicola
uno su quattro, 10.000 spettatori potrebbero entrare. Si può fare tranquillamente. La speranza quella dei club di Serie A è quella di poterlo fare sin da metà ottobre, dunque si sta lavorando in quel senso e speriamo che possa essere così. Perché dipende dai dati anche. È un altro calcio, sì, dipende dai dati però. Certo, la Germania sembra appartenere a un altro contesto, sì, perché la Germania è partita subito con i campionati, non... i numeri dati all'inizio, ti ricordi, mentre l'Europa... era già in emergenza, la Germania invece conteneva il contagio, è un fatto abbastanza curioso. Avevo un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, ciao Cristian, buongiorno Enzo. Ciao Leo, ciao. Piccola osservazione, non voglio commentare, però a ottobre si apre la Fiera delle Valli, chiusa la parentesi. Volevo dire a Enzo, citandolo, quando parla di squadre, sono anni che dai tempi di Almiron tu hai sempre citato Yogi, eccetera. È vero, hanno rifatto le squadre, ma anche quest'anno è lo stesso errore. Puoi giocare 3-3, 5-5, 25, quello che volete voi, però manca il regista. Allora, Deriso, non so, quelli che stanno trattando, c'è anche a Cristian, c'è un regista in vista. Cioè, Yogi, l'hai citato tante volte, qualunque squadra ci vuole ordine, qualcuno che detti i tempi di gioco, che sia 3-3, 4-4, 4-4-2, 2-4-2, non lo so. Gli schemi interessano poco, ma il calcio è semplice, come dicono alcuni maestri di calcio. Grazie Leo. Beh, in realtà nel suo 3-4-3 Oteri non predilige il classico regista classico, scusa il gioco di parole, Enzo, perché vuole due giocatori che sappiano fare entrambe le fasi, due giocatori dinamici. Quindi Maite e Deriso, questo vuol dire? Anche piede potrebbero essere al momento, però Leo diceva Deriso non è il classico regista, è un calciatore che ha grande corsa, grande dinamicità. Però non dimenticare una cosa, Cristian, che anche nel Bari di Catuzzi, che aveva il 3-4-3 uguale, Catuzzi partì con l'idea di non avere il regista classico, però se non è un regista deve essere uno in grado di garantire gli equilibri della squadra. Quel Bari giocava già benissimo da prima, però perdeva, era un Bari strano, nel senso che il primo anno di Catuzzi il Bari giocava veramente bene, io ricordo due partite perse in casa una dopo l'altra contro la Reggiana e la Pistoiese, il Bari ebbe almeno 30 pale gol, non fece mai gol e gli altri segnarono, però a un certo punto si rese necessario l'acquisto di un giocatore che in quel momento non era proprio al massimo, al top della sua carriera, ma un giocatore con determinate caratteristiche, che quelle sono le caratteristiche di un simile regista, che era Valerio Maio. Sì. Con l'arrivo di Maio la squadra ritrova il suo equilibrio, cominciamo a vincere una partita dopo l'altra e sfioriamo addirittura la Serie A. Però, ripeto, adesso non so esattamente che tipo di gioco faccia Oteri, perché insomma noi ci facciamo anche un po' abbindolare dei numeri 3-4-3 e pensiamo al Bari di Catuzzi. Però è chiaro che Oteri ci mette del suo, ha delle sue idee, quindi staremo a vedere. A me il regista piace molto, è un giocatore che a mio avviso garantisce alla squadra di non perdere mai l'equilibrio sul terreno di gioco, il giocatore che sa quando deve andare e quando deve frenare, quando deve far correre. In realtà e quando una figura che è un po' mancata, a me piace molto. Anche l'anno scorso nel 4-3-1-2 poi di Vivarini sono alternati Schiavone e Bianco, però senza poi eccellere in quella posizione. È così. E allora 0850199998 il numero per intervenire in diretta, intanto profilo Instagram di Tommaso Dorazio che in sostanza va a salutare la sua ex squadra il Cosenza, pronto per la sua avventura al Bari, lo vediamo qui rivolto verso la sua curva con la maglia numero 30, eccoci ci siamo, è arrivato il momento di lasciare il branco, le parole di Dorazio pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Bari e parlavamo prima invece dell'uscita di Pippo Costa. Alcuni tifosi ci stanno scrivendo perché cedere Costa, in realtà c'è anche in questo caso forse la volontà del calciatore di esibirsi su altri palcoscenici rispetto a quelli della Serie C. Beh, da una parte è così, però dall'altra parte Costa, che è un calciatore che a me piace, però dobbiamo essere onesti, lo scorso anno non è stato un top player per il Bari. Il discorso è questo, se io ti pago come un top player e punto su di te perché vieni dalla Serie A, tu mi devi fare la differenza. Non dimenticare che a un certo punto Costa, devo dire con molta umiltà anche, perché ha dimostrato di essere un ragazzo umile e intelligente, è rimasto fuori a, fra virgolette, imparare la fase difensiva con Vivarini.
Sì, sbaglio, ti ricordi che a un certo punto gli preferiva forse Berra? Perché giocava per rotta sinistra. Giocava per rotta sinistra, poi Berra. Quindi vuol dire che evidentemente è un giocatore che non ha reso quanto era nelle aspettative. Però al suo posto arriva Dorazio. Dorazio è un giocatore che giocava titolare in Serie B. Un giocatore di rendimento, un giocatore che l'ho visto giocare spesso con il Cosenza. Non ha, come dire, la brillantezza di Costa. Costa è poi ad effetti speciali, perché quando ti punta, crossa molto bene. Però è un giocatore che ha dimostrato incompletezza, perché fa fatica a fare la fase difensiva. Con Auteri non ti puoi permettere di avere i terzini che vanno e basta. Con Auteri devi fare avanti e dietro, perché altrimenti la squadra rimane sguarnita. Sì, proprio in quest'ottica, anche poi lo stesso Costa non lo vedevo, insomma, terzini, mentalmente calato. Lui giocherebbe tra i due esterno del centrocampo praticamente, nei quattro, o a destra o a sinistra, però quei due devono correre, devono correre tanto, anche per cui sono quelli che devono arrivare sul fondo per mettere i cross, cosa che non fanno i due invece esterni d'attacco. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Sono Michele della Madonnella, ciao ragazzi. Ciao Michele, ciao. Ciao Michele, ciao. Ragazzi, io sono molto, perdonatemi, ma sono molto deluso dalle TV nazionali che non danno in diretta i funerali di tutti i tifosi d'Italia. Mm-hmm. Parliamo di cose serie. Vorrei parlare del discorso dei 10.000 al San Nicola. Sì. 10.000, come ci dividiamo? Cioè, chi va a pagare il biglietto della curva e chi va a pagare il biglietto della tribuna? Cioè, io quello della curva è Gennaro, quello della tribuna? Vorrei una spiegazione. Grazie, salve. È un problema che non so risolvere personalmente. Certo è che in uno stadio da 50.000 io non vedo così folle l'idea di far entrare 10.000. Fai un biglietto unico a quel punto, magari fai un biglietto unico. E Parma, ad esempio, per fare un esempio, ne mise 5.000 in tribuna, 5.000 in curva, con distanziamento. Quindi poi quelle sono cose che valuterà, che poi tribuna, valuterà la società. A mio avviso devi aprire tribuna est e la curva. Questo devi fare. Tribuna est e curva. Se li dividi così, a mio avviso il distanziamento c'è. Però è un problema che non riguarda, cioè non posso risolvere io onestamente. Del resto fino al 7 ottobre credo che non sia possibile neanche far entrare gente allo stadio. Dopo il 7 ottobre magari si fanno altri ragionamenti, però così come durante la stagione stanno i tifosi che vanno in tribuna est, andranno alcuni in tribuna est e alcuni in curva nord. Adesso non si può pensare che 10.000 vadano tutti in curva nord, perché a quel punto il problema non l'avremmo risolto. Anzi, cambieranno un po' anche le abitudini degli stessi tifosi. L'importante è già comunque rivederli allo stadio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Ciao, sono Danilo. Ciao Danilo. Senti, io quello che volevo dire è che anch'io sono innamorato del regista, perché noi abbiamo avuto, insomma, tante figure di rilievo, però penso che in ossequio a quello che è il nuovo, diciamo, intendimento di calcio del mister, dobbiamo rassegnarci a sacrificare il tutto, chiaramente a un calcio molto più veloce, dove però io non vedo così male Maica in quel ruolo, diciamo, di ragionatore. Ovviamente dovrà essere un regista moderno, cioè colui che sappia dettare i tempi, ma deve avere anche la corsa. Per me è inconcepibile vedere, diciamo, dei giocatori che corrono meno, come, insomma, noi li vedevamo anche nel calcio di qualche tempo fa, non correvano come gli altri che comunque li supportavano. L'altra cosa che vorrei chiedere è se c'è la possibilità di poter avere degli inserimenti da parte di Telebari, sia per l'amichevole, l'allenamento congiunto di venerdì, che per la partita di mercoledì in Coppa. Grazie. Grazie. La vedo difficile per venerdì, perché comunque è stato precisato, insomma, è una partita che si disputa nella classica bolla, cioè non si vogliono contatti con l'esterno. Non è un'amichevole ufficiali. Non magari per la Coppa quindi Italia possiamo fare un tentativo, vediamo se c'è la possibilità. Sì, bisogna capire un po', sì, per quanto riguarda perché quelle Coppa Intanto, Italia comunque di telefono Serie A. Da giorno nella Lega Calcio non risponde nessuno, o stanno tutti in smart working, per cui anche i centralinisti stanno in smart working. Perché non, di solito non mi risponde la Coppa Italia è esclusiva Rai, però poi bisogna però capire se singole partite, di questi tempi, primi turni, sì, magari c'è possibilità di acquistarli. Vuoti, sarebbe il caso di aprire anche agli altri, vediamo, domani ci proviamo. Ci lavoriamo. Pubblicità, a tra poco. Yeah,
Scopri la generazione più digitale, più intelligente, più connessa. Golf 8 ETSI, l'ibrido firmato Golf. Da 159 euro al mese con eco incentivi statali in caso di rottamazione. Tantra 49, Taig 4,46. Ora, anche nella nuova versione ibrida plug-in. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Poche gocce d'acqua e gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. Friselli di Altamura Forte, una tradizione buona, semplice e sana. So che è buona, perché la faccio io? Caffè Creme è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Creme Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del migliore espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Creme. Caffè Creme Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Acmei, con la specializzazione idrotermica e condizionamento, propone prodotti e soluzioni tecnologiche integrate per impianti di climatizzazione, ventilazione, trattamento aria, riscaldamento e solare termico. Sistemi di trattamento acque, antincendio e pressurizzazione idrica. Contattaci o vieni a trovarci. Go Up, va più in alto. Go Up, noleggio piattaforme aeree, autoscale, ponteggi bicolonna e monocolonna, bilance a funi sospese, impalcature, camion gru, potenza e tecnologia al miglior prezzo. Fai volare alto la tua attività edile. Go Up ha tutte le soluzioni per te. Go Up, autonoleggi per l'edilizia. Via Fanelli 285 Bari, info 080 548 12 25. Go Up, salire di livello. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra, 085 01 99 98, il numero per intervenire in diretta. Potrebbe essere mercoledì, Enzo, il giorno giusto per stilare i famosi calendari, perché il 27 di settembre c'è il via del campionato. Quindi... Un tempo i calendari si stilavano con molto anticipo perché le squadre dovevano organizzare la trasferta, dovevano prenotare gli aerei, dovevano... Ora è tutto molto, come dire, last minute. Poi in Serie C succede sempre qualcosa ogni estate, quindi vedremo. Sempre costretti. Vabbè, comunque è un'annata molto particolare, sono mesi molto particolari dove veramente dobbiamo vivere la giornata, non sappiamo esattamente quello che accade domani, per cui si va avanti così, speriamo che si continui a giocare, perché comunque, voglio dire, in un momento così anche vedere una partita in televisione è un momento di distrazione, certo. Io ho visto le partite del calcio inglese, ho visto l'altro giorno, non so, Fulham Arsenal, ho immaginato cosa sarebbero state quelle partite con il pubblico. Sì. Chiaro che una squadretta come il Fulham perde 3-0 in casa con l'Arsenal, perché senza tifo non c'è l'effetto neanche dell'adrenalina. O Liverpool Leeds, ad esempio. Contro Bielsa. Sono partite un po' atipiche, un po' strane, però tante, almeno che ci sia un po' di calcio, perché dà l'idea, insomma, di una vita che continua. Uno dei momenti nei quali pensi che la vita stia continuando come se nulla fosse, in realtà è un'altra storia. Un'altra telefonata, pronto, chi c'è in linea? Pronto? Eccoci. Pronto? Ciao, ciao, Ettore. Ciao, ti ho riconosciuto. Sono Ettore, saluto. Ciao, ciao Ettore. Ciao. Senti Enzo, volevo farti due domande precise. Sì. La prima è questa, siccome il campionato in Serie C sarà molto difficile con Catania, Palermo e via dicendo,
Non pensi che sarebbe necessario che Bari dovrebbe acquistare qualche giocatore tipo Fella, faccio per fare un nome al Monopoli, o un altro attaccante che assicuri un certo numero di gol, anche perché Simeri non sappiamo se si riprende o meno? Prima domanda. E seconda domanda, vorrei invece chiederti come pensi, come la società pensa di organizzarsi, anche se tu già hai risposto, per quanto concerne eventuali abbonamenti, cioè ci saranno, ci sarà un rimborso di quelli dell'anno scorso, ecco, si hanno notizie in merito? Allora, una domanda che io ho fatto al presidente De Laurentiis, la società naviga a vista, perché non sa esattamente come evolve la situazione. Ha studiato diverse soluzioni poi in base a quello che accadrà. Disse De Laurentiis, abbiamo diversi piani, quindi evidentemente un'idea se la son fatta. Poi per l'attaccante, per me, sì, un altro giocatore importante in attacco ci vorrebbe, ma Simeri si riprende, perché Simeri insomma ha avuto poi una distorsione alla caviglia, brutta, ma una distorsione alla caviglia, si sta già allenando, magari le tappe, subito, vuole rientrare il prima possibile, magari non sarà subito pronto, magari sarà disponibile ad ottobre, però è un giocatore sul quale il Bari può contare. Però a mio avviso lo scorso anno è mancata l'alternativa a Simeri / Antenucci, perché lo scorso anno ci è andata bene che Antenucci ha giocato tutte le partite. Al momento Simeri, Antenucci, Dursi, Candellone, Marras, c'è ancora Terrani in rosa, la sensazione che ne possa entrare ancora un altro. Si è fatto un nome di Ciurri, un esterno, si è fatto anche il nome di Cianci per un attaccante diverso, più strutturato, però bisognerà capire poi quanti altri movimenti. A me il Barese piacerebbe, poi Cianci è bravo, ma se non fosse Cianci ci vorrebbe un altro attaccante che possa essere una via di mezzo fra un titolare e una riserva. Quindi a mio avviso lo scorso anno Costantino era troppo riserva per essere particolarmente utile alla causa. Una squadra come il Bari ha bisogno di alternative pesanti, peraltro Auteri gioca molto d'attacco e quindi ha bisogno di attaccanti bravi. Io immagino che alla fine, lui stesso l'ha detto l'altra volta quando è intervenuto da noi, servono gli attaccanti ho bisogno di rinforzi lì davanti, perché soprattutto in quella zona di campo che il Bari era carente in fase di ritiro. Il nome di Marras ha messo d'accordo tutti ne parlano bene, un motivo ci deve essere, se tutti ne parlano bene, anche sui nostri social, davvero un plebiscito per questo calciatore. Noi abbiamo avuto Pillon, che lo conosce molto bene, avendolo avuto le dipendenze ad Alessandria e a Pescara. Insomma, Pillon ha parlato di un grande colpo di mercato del Bari. Peraltro la cosa che mi piace, che hanno sottolineato i miei interlocutori, che oltre a essere bravo soprattutto nell'assist e nel dribbling, è un giocatore che corre incessantemente per tutti i 90 minuti, cosa che lo scorso anno alcuni, non perché non avessero voglia, ma perché probabilmente non ne avevano di benzina, non hanno fatto. È stato uno dei limiti del Bari, abbiamo visto i giocatori a volte passeggiare, ma non perché, ripeto, non volessero raggiungere i nostri stessi obiettivi, è proprio perché non ce l'hanno nel DNA. In caso, il mercato del Bari sta andando in quella direzione, soprattutto al di là di Marras, tanti giocatori di Serie C, però giocatori che conoscono la categoria, ma soprattutto giocatori di gamba, di corsa, di lotta, che possono essere utili poi al calcio di Auteri. Forse abbiamo un altro ascoltatore in linea, sì, pronto? Sì, buonasera, ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Ciao, tre cose veloci. Per quanto riguarda il ritorno della gente allo stadio, sarebbe bello, però io francamente io non mi fido. Allentare le maglie temo che possa diventare un boomerang. Al mare avevamo detto che dovevamo stare col plexiglass, poi c'avevo l'ombrellone accanto dell'altra persona, perché tutti pensavano che il virus era morto e adesso siamo punti a capo. Seconda cosa. Mi colpisce il fatto che tutti i giocatori che l'anno scorso erano un po', diciamo, fuori dal progetto, meno importanti, siano stati valutati allenatore e di nuovo sembrano fuori dal progetto. Quindi c'è una sorta di continuità nella valutazione, passando da un allenatore all'altro. Cioè nessuno è stato rivalutato in positivo tra quelli che sono stati, diciamo, che sono sul mercato. E terza cosa, con 23 giocatori, vabbè, tolti i due portieri, 21, con i 5 cambi, praticamente ogni partita giocheranno tutti. Cioè non so come ce la faranno a fare tutte queste partite una dopo l'altra, anche a distanza ravvicinata. La rosa corta
è un danno. Soprattutto in verità potresti avere degli juniores, se non è uno scandalo far giocare dei ragazzi, perché a margine di questi qua puoi far giocare. Il problema è vero che il Bari non ha ancora un vero e proprio settore giovanile, il Bari ha cominciato a lavorare da Lorenzo, due anni. Sarà un problema per il Bari, immagina anche squadre che hanno meno disponibilità del Bari per quanto riguarda poi la rosa 22. Però il vero problema è un altro, il vero problema è che il Bari non, come dire, può essere superiore a tante squadre, no, deve essere superiore a tutte le squadre, quindi qualcuno può fare meglio di te. Ti basta trovare la regina di turno e i tuoi sforzi sono completamente vanificati. Questo è il problema della Serie C, che una soltanto viene promossa. Quindi devi avere tutto, non per battere per 18 squadre, ma devi avere tutto per batterne 19. E allora, siamo quasi in chiusura. Prima, Enzo, voglio mostrarti un video dei calciatori della Bari che durante il ritiro giocavano a carte sotto l'occhio attento anche di mister Rauteri. Questo breve passaggio dalla pagina Facebook della SSC Bari. Vediamo. Io Andrea, ma chi è? Ma ti carico davanti? Perché ti carico davanti? Mi carico davanti? Ma voglio che prendi che sono ultimo io, no? Io devo essere ultimo. Questo è vero. Mi carico. No, mi sembra. No, allora ascolta. Lo sapevo che fino a così. Ascolta. Vediamo che lasciamo andare sempre. Mi lascio. Oh, perfetto. Posso dire una cosa io? Questo è vero. Quello che dici tu, tu giochi con le tue carte, lui gioca con le sue. Però può essere pure per il contrario a questo gioco, che tu giochi contro di lui e lo forzi per prendere. Io gioco così, se non sono tuo. Allora lui se ti ha lasciato passare quella mano, io non l'ho vista. Ma le altre mani che ti ho fatto carico del suo. Se te lo fa due volte il carico, allora. No, due volte no. Solo quando messo il posto, solo quando messo il rema. Il re l'ho messo pure. Ma re c'è. Ma questo è scemo, regalo. Questo è scemo, frate. Ma che la briscola per lei? Prendo io. Abbiamo perso con il abbiamo perso qua su Trin 9. Ragazzi, l'ho riservato un posto, 20 minuti voglio fare. Non ci credo, ma ho perso. Ma in quale gioco si gioca in sera? Non capisco. Che gioco è? Sì, non sono un amante delle carte. Comunque c'è un di Cesare abbastanza agitato con mister Oteri pronto comunque a subentrare. In ogni caso, Enzo, siamo in chiusura, torniamo anche seri perché, come detto in apertura di puntata, dobbiamo ricordare di realmente dedicare anche questa puntata a Nicola Antonacci. Sì. Abbiamo anche delle foto e delle sì. immagini. Per sì. me Nicola non era un tifoso qualunque, era la rappresentazione di come dovrebbe essere un tifoso del Bari. A mio avviso in pochi, guarda la 500 sì, biancorossa, memorabile, è da museo davvero del calcio barese questa 500. No, forse in pochi hanno rappresentato come ha fatto lui il messaggio lasciato dal fondatore del Bari, Floriano Ludwig, il famoso guardatela sempre con occhi innamorati la Bari, perché lui era innamorato del Bari, cioè lui ogni giorno andava a vigilare sulla squadra all'antistadio, come si fa per un figlio che purtroppo Nicola ha perso prematuramente, ha avuto questa disgrazia nella vita Nicola, però amava il Bari in maniera straordinaria, poi sempre questa storia dei globuli bianchi e globuli rossi, sempre queste caramelle da offrire ai suoi interlocutori, quando andava a seguire gli allenamenti sì, offriva puntualmente le caramelle, poi una persona con me si era creato un rapporto anche speciale, perché ogni volta che mi vedeva nei suoi occhi proprio traspariva la gioia di vedermi, mi considerava insomma proprio. Sì, non a caso ti saluti, mandavi saluti infatti, sempre, ogni nostra presenza all'antistadio. Davvero, davvero già mi manca Nicola Antonacci, mi manca Nicola Antonacci, mi mancherà perché comunque, per carità, ho conosciuto tantissimi straordinari tifosi, ma lui era un tifoso speciale. Mi piace davvero il fatto di ricordarlo come custode del messaggio del fondatore del Bari. Era un baluardo, lui antistadio c'era sempre. I suoi occhi erano innamorati, lui era innamorato del Bari. È così, siamo in chiusura. Io ringrazio, come dico subito, Enzo Tambora per essere stato con noi. A domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.